Grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati recante la ratifica dell'accordo di cooperazione in materia di difesa sottoscritto dall'Italia e dal Niger nel settembre 2017. Si ricorda innanzitutto che il Niger, paese di oltre 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica per il controllo dei flussi migratori provenienti dalla fascia subsahariana in direzione della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dall'elezione presidenziale del 2011, che hanno decretato la vittoria del leader dell'opposizione Mohamed El-Soufou, il Niger, che è una repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata nel novembre 2010, ha iniziato un processo di stabilizzazione e di democratizzazione, proseguito anche con l'elezione generale del 2016, che hanno confermato lo stesso El-Soufou quale presidente, è consentito il suo partito, il Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo, di conquistare la maggioranza dei seggi dell'Assemblea Nazionale. Il locale Parlamento monocamerale. Sicuramente che nel paese africano è dispiegata la missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger nell'ambito dell'impegno conseguito europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento della capacità di controllo del territorio dell'autorità nigerino e dei paesi del G5, Sahel, Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso, nonché per l'incremento della capacità volto a contrastare i fenomeni dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La missione che intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo delle componenti aree di Niger prevede uno sviluppo progressivo fino ad impegno massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. La consistenza attuale del personale militare italiano presente in loco è di circa 40 unità impiegati in attività di collegamento. Il rallentamento del dispiegamento del personale dei mezzi è imputabile alle autorità nigerine, principalmente per ragioni politiche interne connesse alla particolare sensibilità dell'opinione pubblica locale in merito alla presenza di contingenti stranieri all'interno del confine nazionale. Autorità che hanno tuttavia ribadito nell'ambito di colloqui bilaterali, sia a livello politico sia a livello militare, il valore strategico della collaborazione con l'Italia, soprattutto per il contrasto all'immigrazione irregolare. L'accordo in esame, che ricalca analoghi procedimenti già esaminati in passato dalla nostra Commissione e che costituisce un preciso impegno politico assunto dal governo italiano, allo scopo di incoraggiare, agevolare e sviluppare cooperazioni bilaterali tra i due paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle parti, delineando una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, quali la lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali. Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi d'intesa, articolo 1, individua la modalità attuativa e i campi della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla collaborazione di appositi piani annuali
pluriennali e dalle organizzazioni di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienza tra esperti e la partecipazione a corsi di esercitazione militare. Fra gli ambiti di collaborazione sono annoverati settori di della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, dell'operazione di mantenimento della pace e dell'assistenza umanitaria, della formazione delle forze armate e della sanità militare, articolo 2. Lo svolgimento dell'attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle parti, che sosterranno ciascuna delle spese di propria competenza, articolo 3. I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'accordo, articolo 4. Le questioni relative al risarcimento dei danni provocati dalle parti ospitanti, articolo 5. La cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, articolo 6. Gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale, articolo 7, nonché la modalità per il trattamento di informazioni classificate, articolo 8. L'accordo definisce quindi le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, articolo 9. I termini per la sua entrata in vigore, articolo 10. La possibilità di emendarne o di integrarne i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiuntivi, revisione e programmi, articolo 11, la durata e i termini, articolo 12. Il disegno di legge di ratifica si compone in 5 articoli con riferimento agli oneri economici. L'articolo 3 li qualifica in 5.140 euro ad anni, a termine e decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per il svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti dal quadro nel quadro di cooperazione generale, di cui articolo 2 dell'accordo. L'articolo 4 di disegno di legge pone a Tresi una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale che si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione Europea e altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Grazie, Presidente.